Benvenuti ad Assaggi di Salute. Oggi con il team di esperti di nutrienti e supplementi abbiamo scelto di presentarvi un superfood incredibile e ancora poco utilizzato in cucina, l'erba di grano. Sebbene sia conosciuta e utilizzata per le sue proprietà curative fin dai tempi dell'Antico Egitto, sono ancora pochi però gli studi clinici che la vedono protagonista. È già stato evidenziato il suo ruolo positivo nel coadiuvare alcune patologie croniche. Infatti, quel che è certo è che il succo dell'erba di grano ha un alto contenuto di clorofilla, tant'è che è chiamata anche sangue verde. Possiede all'interno discrete quantità di vitamine A, C ed E, sali minerali come il ferro, calcio, magnesio, bioflavonoidi e fenoli, e perciò è anche un potentissimo antiossidante. Oggi lo sperimenteremo preparando dei tramezzini con feta all'erba di grano e peperoni al forno. Per questa ricetta da aperitivo ci serviranno pane integrale da tramezzini, 200 g di formaggio feta, un cucchiaino di erba di grano in polvere, un peperone rosso, un peperone verde, un peperone giallo, olio extravergine d'oliva e un sacchetto di carta. Mettiamoci all'opera! Bucherelliamo i peperoni con una forchetta e li facciamo cuocere in forno per circa 40 minuti. Li facciamo raffreddare completamente, chiusi in un sacchetto di carta. Questo ci aiuterà poi a sbucciarli più facilmente. Una volta raffreddati, eliminiamo la buccia con le mani e tagliamo il peperone a fettine che sistemiamo su un piatto insaporendo con dell'olio extravergine. Frulliamo la feta con l'erba di grano in polvere. A questo punto non ci resta che farcire le fette di pane con il formaggio, aggiungere i peperoni, richiudere il tramezzino e tagliarlo a triangoli. I tramezzini sono pronti! Avete già deciso chi invitare al picnic? Seguiteci su YouTube, Facebook e sul sito nutrientiesupplementi.it per scoprire i nuovi assaggi di salute. Potete trovare anche tutte le ricette in comodi PDF da stampare e tenere con voi in cucina. Ci vediamo al prossimo assaggio!